Grazie a te, anche stamattina siamo insieme e grazie al Signore che posso essere insieme con te perché leggiamo una porzione della parola del Signore, la condividiamo insieme per amor tuo beneficio anch'io. Perché mentre la leggiamo insieme, parla a tutti e due e leviamo il capo verso il Signore con tutto il cuore e diciamo: Signore, parlami stamattina. È come una colazione una colazione speciale per la nostra vita spirituale, ma non solo, quando quella spirituale sta bene, anche quella fisica migliora di molto e abbiamo sempre poi di che lodare Dio, benedirlo e ringraziarlo. Bene, però ti voglio dire come sempre, ti devi mettere tranquillo, tranquillo, dobbiamo insieme condividere. Cioè dobbiamo proprio aprirci al Signore per dire Signore, quello che tu mi dai stamattina Dobbiamo vivere nella semplicità eh, do Dobbiamo togliere quella tensione Proprio rilassarci, metterci belli rilassati E dire Signore, ah Come dare un taglio a tutte le altre cose Voler dare un taglio e dire Ah, mo devo veramente ascoltare cosa il Signore mi vuole dire Alziamo il capo verso di lui, mentre leggiamo la parola, solleviamo il capo un poco più in su, l'occhio del nostro cuore che si dirige verso Dio e lo cerchiamo. E chiediamo al Signore, fa che questa parola stamattina mi parli, mi dia quelle risposte che io ho bisogno per crescere in conoscenza. La parola del Signore dice che Gesù cresceva in sapienza e conoscenza dinanzi agli uomini e dinanzi a Dio, cioè egli non cresceva solo fisicamente, eh? Dio ci deve aiutare. Hai capito molto bene, perciò dobbiamo adesso leggere, ma prima di leggere voglio dirti una cosa importante. Tutti chiediamo a Dio quello che abbiamo bisogno, ma quando andiamo nella parola del Signore, quelle cose che noi, a noi servono, Beh, noi li chiediamo veramente perché li vogliamo subito. Ma dobbiamo ricordare che le cose spirituali bisogna chiederle, Gesù così ci ha insegnato. Le cose del regno di Dio, bisogna chiederle. la salvezza, bisogna chiederle. I doni spirituali, bisogna chiederli. Perché sono delle ricchezze spirituali. E se noi guardiamo bene nel Vangelo, quando ci parla dei beni materiali che sono dei valori dell'economia dove noi viviamo, ma ci sono altri valori che sono spirituali e il Signore li chiama tesori anche quelli, tesori invisibili, ma visibili al nostro cuore che vengono da Dio e servono per noi. Eh? Abbiamo così capito che due, abbiamo due nature, quella naturale e quella spirituale che si combattono, che hanno sentimenti contrari, che vivono tutti e due dentro ciascuno di noi e devono essere nutrite tutti e due. Non dobbiamo cercare solo le cose di questo regno, ma anche quelle del regno dei cieli, perché quelle sono, sono dei tesori. E lo guardiamo insieme stamattina, va bene? Leggiamo insieme in 1 Corinzi, capitolo 12, verso... 31 Perché dobbiamo cercarli? Perché la natura spirituale della nuova nascita il cristiano, se non, se non entra nel sovrannaturale, col naturale non lo, a, non lo riesce a vivere. Se tu vuoi vivere la tua vita spirituale soltanto con le cose materiali, non riesci a fare, bisogna per forza cercare gli altri, bisogna cercare i doni spirituali, che sono per coloro che sono nati di nuovo per vivere la nostra vita e poter servire il Signore con quelli perché quelli sono importanti nella Chiesa. Primo Corinzi 12,31 Tu hai messo 13,31 lì, forse c'è un errore. Ora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza. Però ma desiderate ardentemente i doni maggiori. E ora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza. Ci fermiamo stamattina su quello che dice, ma desiderate ardentemente i doni maggiori. La parola di Dio ci incoraggia a cercare, tra le tante cose che cerchiamo, questi sono importanti, sono di prima necessità. Se noi siamo nati di nuovo, ci sono delle espressioni che ci aiutano e questa nuova nascita porta a richiedere altre cose che non chiedevamo prima, non li conoscevamo. Forse per chiarire quello che sto dicendo dobbiamo leggere insieme Colossesi capitolo 3 verso 1. Michele se lo vuoi mettere così comprendiamo con chiarezza. Dio ci dà una parola semplice per comprendere e non poter dire Signore ma io non ho capito, la sua parola è speciale, se dunque voi siete stati risuscitati con Cristo cercate le cose di sopra dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Vedi, abbiamo una continuità di cercare, cercare, perché senza i doni spirituali la nostra natura spirituale non si sviluppa e non possiamo neppure servire il Signore. Guardiamo Gesù come ci consiglia con le sue parabole di cercare. Luca 19, 17. Grazie Signore per la tua parola e grazie per la semplicità. Alla fine non possiamo dire di non aver capito, perché a lui prende sempre delle persone, quando sceglie delle persone, che li mette in condizioni di poter fare quello che vengono chiamati a fare. Cosa voglio dire? Voglio dire che Dio ha chiamato una persona come me, che quasi ti, ti, ti dà la parola col cucchiaino. Così proprio, proprio. Se non vuoi mangiare non mangi. Ed egli disse loro: Va bene, buon servitore, perché sei stato fedele in cosa minima, abbi potestà su dieci città. In queste parabole, il Signore Gesù fa comprendere che lui ci dà potere quando noi aderiamo a fare le cose che lui ci dà, ma quelle che cerchiamo pure, nell'amministrazione di quello che ci ha dato. La parabola naturale può essere spirituale. Come desideriamo nel naturale, anche i doni spirituali sono dei talenti, sono dei valori che il Signore ci dà per la Chiesa. Noi li dobbiamo chiedere. Eh, rileggiamo il verso 31 del capitolo 12, primo Corinzi capitolo 12 verso 31 resti chiaro questo che non lo dobbiamo solo pensare poi dobbiamo cercare io ci ho pensato ci ho pensato ci ho pensato il pensiero arriva fino a un certo punto ma dopo c'è l'azione quante cose penso io ma quelle che faccio quelle poi sono fatte le altre solo pensiero non basta. Perciò vi fa sapere no, Primo Corinzi 12, 31. Ma desiderate ardentemente i doni maggiori. Ora vi mostrerò una via la via per eccellenza lo guardiamo subito dopo ma non basta dobbiamo essere fedeli perché sono ricchezze vere Dio ci prova Dio ci prova con quelle naturali per comprendere se ci può affidare quelle spirituali guardiamo insieme in Luca capitolo 16 verso 11 che dice se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, cioè quelle che non sono nostre che dobbiamo lasciare, chi vi affiderà le vere? Ecco, qui c'è uno snodo dove il Signore ci fa comprendere che l'amministrazione naturale o un parallelo di quello spirituale e parte del discernimento fino a un certo punto dobbiamo usare quello naturale, poi dare la precedenza a quello spirituale quando quello arriva. Deve prevalere, però prima che, sappiamo, prima che amministriamo quelli spirituali dobbiamo amministrare quelle naturali, perché ci esercitiamo poi per condividerli nel modo giusto. È chiaro che il Signore parla di quelle prestate, le, le ricchezze ingiuste sono quelle prestate che da un momento all'altro lasciamo, non lo sappiamo quanto, ma sappiamo che le lasciamo. Quelle giuste invece sono quelle eterne, quelle spirituali. Con quelle terrene come le amministriamo per affidarci quelle celesti? Guardiamo in Luca. Capitolo 16 verso 10, torniamo indietro di un verso e ci aiuta a comprendere. Chi è fedele nelle cose minime è pur fedele nelle grandi e chi è ingiusto nelle cose minime è pure ingiusto nelle grandi. Cioè molte volte le cose piccole sono quelle che ci ostacolano ad amministrare le grandi. Le grandi, molte volte si guardano da sole, sono le piccole cose che dobbiamo guardare, perché quelle possono essere di impedimento alla nostra crescita spirituale. Dio ci aiuti. Fedele nelle piccole cose, cioè curare, collaborare con Dio, in parole diverse. Giovanni Battista parla di spianare la strada. Spianare la strada vuol dire togliere tutte quelle cose che noi vediamo che non permettono a Dio di operare nella nostra vita. Però lo vogliamo leggere, si trova in Luca 3, verso 4 e 5. Secondo che è scritto nel libro delle parole del profeta Isaia, vi è una voce di uno che grida nel deserto. Questo mondo è come il deserto e c'è una voce sempre che grida da parte del Signore, un annuncio continuo. Preparate la via del Signore, addirizzate i suoi sentieri. Questa voce è sempre in ogni generazione, in ogni cuore, in ogni persona che si impatte con Dio lungo il cammino della propria vita. E questo messaggio è cominciato 700 anni avanti, di Cri, avanti Cristo, dal profeta Isaia, è stato ripetuto da tutti i profeti, è stato ripetuto da Gesù e dagli apostoli, spianate la strada. Ognuno di noi deve rendersi conto che deve... Collaborare per permettere a Dio di operare nella propria vita. Guardiamo nel verso 5 che ci aiuta per comprendere, in modo che abbiamo una collaborazione da apportare per permettere a Dio di operare. Ogni valle sarà colmata ed ogni monte ed ogni colle sarà abbassato. Le vie tortuose saranno fatte dritte e le scabre saranno appianate. Un poco come noi vediamo dovunque camminiamo nella nostra bella Italia, troviamo strade vecchie e strade nuove, perché una volta si camminava in quelle strade tortuose, c'era la nazionale, c'erano montagne, curve e gallerie. Tutto a un tratto la strada è stata spianata, è stata fatta l'autostrada per camminare meglio. Non può essere troppo in discesa, non può essere troppo in salita, una strada comoda da camminare. Noi dobbiamo spianare la strada a Dio. Tu mi dirai, ma come possiamo spianare la strada a Dio? Quando dobbiamo cercare i doni spirituali dobbiamo pianificare la strada allo Spirito Santo nella nostra vita. Tutte le cose che vediamo, anche quelle piccole, Così come dice nel cantico dei cantici, c'è un suggerimento che viene dato e noi questi suggerimenti che vengono dalla parola del Signore ci aiutano a comprendere che cosa ci vuole dire il Signore. È un linguaggio semplice da capire. Cantico dei cantici, capitolo 2, verso 15. Pigliateci le volpi, le volpicine che guastano le vigne poiché le nostre vigne sono in fiore. Quando noi cominciamo a camminare con il Signore la nostra vita è come una fioritura perché deve portare frutto. Nella nostra vita, nel nostro cammino è facile, nel nostro campo non ci sono dei giganti, ma è facile che ci sono delle piccole volpi che guastano quello che deve essere poi il raccolto e non va mai a destinazione, perché vengono guastate. La volpe è già un animale che ci aiuta a comprare, è un animale furbo, furbizia, una furbizia che non finisce mai, è scaltra, e se ci sono quelle parti nella nostra vita dobbiamo cominciare a toglierlo di mezzo. L'immagine della volpe è proprio un'immagine di noi che siamo così fatti dentro tutti quei riflessi che rassomigliano alla volpicina, fuori, 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 fuori. È facile che nel nostro campo non ci sono giganti, ma piccole volpi. Abbiamo detto che <coughs> bisogna spianare la strada, bisogna pianificare, tutto quello che vediamo che ostacola l'opera del Signore la dobbiamo togliere. Ce ne sono delle altre cose che non li vediamo, dei legami nella nostra vita, che ci vogliono i doni spirituali per vederli. Li vedono quelli che si chiamano, che hanno il dono, una volta li chiamavano veggenti e poi li chiamavano profeti e poi vengono chiamati doni dati agli uomini, che sono doni spirituali. Ma quelli che non vediamo, il Signore... E ci farà conoscere e farà Lui e ci aiuterà Lui. Ma quelli che vediamo noi, li dobbiamo togliere noi, spianare la strada allo Spirito Santo. Piccole colpi, ci sono delle cose che non vediamo, li toglie Dio. Quali possono essere le cose che non ci permettono di ricevere i doni dello Spirito Santo nella nostra vita? <coughs> Il primo ostacolo può essere l'incredulità, non crediamo, cioè l'incredulità non ci fa ricevere neppure la salvezza, perciò si dice dobbiamo diventare credenti, dobbiamo credere. Credere che cosa? Così artificialmente? No, alle promesse di Dio che sono sì e amen. Noi dobbiamo cercare e dobbiamo aprirci allo Spirito Santo che li trasferisca nella nostra vita. La resistenza a cose che il Signore ci dice, cioè il Signore ci dice delle cose che nella nostra vita non vanno bene, noi diciamo sono cose piccole, quelle cose piccole, se il Signore ci mette il dito che non bisogna più farle e bisogna spostarle o bisogna farle, per piccole che siano possono guastare il raccolto nella tua vita, nella mia vita. Eh? Le piccole volpicini non portano a destinazione il frutto che si può raccogliere. E noi diciamo questa è una cosa piccola. Non penso proprio che Dio mi voglia dire questo. La restituzione di un oggetto, la eh, il buongiorno ad un nemico che, non ci, che non, non, non ci digerisce, tutte piccole cose che il Signore ci fa esercitare per cominciare ad insegnarci ad essere ubbidienti, ubbidienti nelle piccole cose, fedeli nelle piccole cose, perché se siamo fedeli nelle piccole cose Egli ci affida le grandi. E se noi non siamo fedeli nelle cose che non sono nostre, come ci affiderà i tesori che hanno valore eterno? Ecco, questi concetti ci devono aiutare, non perché non possiamo avere o chissà che dobbiamo fare, perché è sempre un dono di Dio, ma noi dobbiamo pianificare il nostro cuore, perché senza fede è impossibile piacere a Dio. L'incredulità è l'opposto della fede. Dio ci deve aiutare veramente. Durezza di cuore. La durezza del nostro cuore è un nemico dell'amore. L'amore di Dio non riesce a penetrare, a vivere nella nostra vita quando noi abbiamo un cuore duro. Nella sua parola dice che è un cuore di pietra. Egli ci dà un cuore di carne. Quello di carne, l'amore dilata la nostra vita. Eh? Quando l'amore quando penetra nel nostro cuore, quello naturale dilata il nostro, il nostro corpo. Quello spirituale dilata la nostra volontà, ci fa aprire allo Spirito Santo. Ah, Signore, aiutaci. L'amore naturale ci fa dilatare il corpo, l'amore spirituale ci fa dilatare. L'essere ci fa aprire allo Spirito Santo che ha la facilità di poter penetrare nella nostra vita. Noi dobbiamo dire al Signore sì, abbiamo degli esempi nella parola del Signore. Tutti quelli che sono stati usati, che hanno servito il Signore, hanno avuto un incontro col Signore. Ma se tu vai a guardare... L'incontro è stato sempre con un sì da parte di chi ha ricevuto la chiamata. Maria, per esempio, la madre di Gesù Cristo. Come accadrà? Spiegato quello, sia fatto secondo la tua parola. Mosè, ma io non sono capace, ma perché non chiami un altro? Ma poi alla fine c'è un sì. Il sì è molto importante. Il Signore vuole che noi diciamo sì. Ti può succedere anche nel culto: che Dio ti dà una parola, tu resisti perché ti lasci condizionare dall'assemblea, dalle persone, da un altro, una concorrente, un concorrente che già sai che ti critica quando tu, quando tu fai qualcosa. E pure nella Chiesa. Molte volte tu puoi frenare quello che il Signore ti vuole far fare perché pensi già a una persona che ha subito da ridire. Ed è lì nella Chiesa, anche nella Chiesa può succedere, ti condiziona. O oh, se lo chiamo io questo cantico, o oh, che dicono che sempre io li chiamo. Se prego, o oh, se prego, poi dice che prego sempre io. E abbiamo già dei punti di riferimento che sono piccole cose ma ci impediscono di dire sì al Signore. Dobbiamo vigilare, fedeli nelle piccole cose, piacere al Signore. Signore, io basta che piaccio a te. Mettere una, un filo diretto e senza preoccuparsi di ciò che ci circonda. L'amore ci dilata, ma noi dobbiamo aprire. Noi ci dobbiamo aprire, noi dobbiamo dire sì Signore. La fede molte volte ci fa essere impopolari, non ci fa sentire come la maggioranza. Ci sono degli esempi bellissimi nella parola del Signore che ci aiutano. Mosè mandò 12 spie per verificare la terra promessa com'era. Quando ritornarono, dieci dicevano la verità ma erano negativi. Due vedevano la stessa cosa ma erano positivi. Dio li benedisse e furono gli unici due, due in una completa generazione che entrarono nella terra promessa. Ti ricordi questo fatto? Dodici spie, dieci dicevano, è vero, la terra è fertile, i campioni che abbiamo portato sono veri. È una terra che stilla latte e miele nel senso che c'è l'abbondanza di tutto, però ci sono dei giganti e quello li fermava e scoraggiavano anche il popolo. La maggioranza erano il popolo, il popolo i dieci convinsero il popolo restarono solo due, seguire il Signore, agire in fede, non trovi sempre la maggioranza, due invece dicevano la stessa cosa, la terra è buona, è fruttifera, i campioni che abbiamo portato lo dimostrano, ci sono anche i giganti, ma noi col Signore li abbatteremo e Dio fece proprio così. Ora vedi quando noi seguiamo il Signore dobbiamo esercitare la fede. Di fronte alle circostanze c'è sempre uno spazio che è come uno spazio vuoto che dobbiamo superare con la fede. Come se ogni volta ci fosse un piccolo, un piccolo scalino da saltare in fede, un fosso da passare, sempre un piccolo vuoto in ogni circostanza che devi superare. Esempio, il vuoto che si presentava al cieco di Gerico era la folla che gli diceva sta zitto, lui dovette superare. E la difficoltà che aveva la donna col flusso di sangue era quella, gli dico spesso questi perché... Sono esempi di persone deboli, che non hanno tanta forza, ma hanno tanta fede. Eh, sono persone deboli. La donna col flusso di sangue c'era l'ostacolo della folla, e per arrivare, ed ella era debole, c'era uno spazio che doveva essere portato avanti dalla fede. Zaccheo era piccolo di statura, un passo di fede per vedere Gesù, per arrampicarsi sul sicomor. Tutte le volte c'è un passettino di fede da fare per aprire lo spazio allo Spirito di Dio che attiva la fede, perché la fede è un dono dello Spirito Santo. facilitare l'entrata allo Spirito Santo. Dobbiamo cominciare con quelli che sono i doni che ci vengono proposti. Guardiamo nel capitolo 14 di Primo Corinzi, 14, 1 Corinzi 14:1 che ci spinge a cercare. Abbiamo capito che dobbiamo spianare la strada, procacciate la carità, l'amore L'amore ci deve dilatare, dobbiamo. Tu mi dirai: ma come, come faccio io con certi caratteri che non ci riesco? Beh, ti posso dire che mi succede, forse ti aiuta, non lo so se ti aiuta. Il Signore mi ha detto che io devo voler bene alle persone che fanno fanno, e me ne fanno un poco di tutti i colori spesso, no? Ma quando devo avere il contatto con quella persona, quando mi devo dirigere verso quella persona, il Signore mi dice, io ti ho detto che a quella, a quello, tu lo devi voler bene. Cioè lo devi voler bene esattamente come vuoi bene a quella che tutto funziona bene. Devi pregare per lui, devi pregare per lei. Cioè tu, non, non ci deve essere lo scalino che ti fa, ti fa. Tu lo devi voler bene, perché se no l'amore non vive dentro di te. Se tu ti lasci condizionare, quell'amore che hai se ne scappa, se ne va. Per contenerlo lo devi continuare ad esercitare così. Quando c'è un ostacolo... Tu devi fare come se quello non ci fosse stato. Niente. Che ti fa, ti fa. Io lo ripeto sempre, io lo devo voler bene e basta. Non è che gli devo fare cerimoni, però non devo lasciare odi, perché nel momento che si indurisce il cuore, nel momento che comincia a entrare il condizionamento, io non sento più l'amore di Dio nella mia vita. E la mia, la mia chiamata non serve a nulla, perché se io non ho l'amore di Dio, quando parlo con una persona, io posso parlare, ma invece se ho l'amore di Dio, io sento la gioia di poterlo aiutare, perché l'amore mi permette di poterlo aiutare. E l'amore copre moltitudine di peccati tutti gli errori che ha fatto se io gli voglio bene non li vedo più non li vedi vengono come coperti dobbiamo imparare perché lo spirito santo ci aiuta procacciate la carità non lasciando però di ricercare i doni spirituali e principalmente il dono di profezia perché il dono di profezia è di edificazione alla chiesa perché aiuta a sviluppare quelli che, sono, che non hanno direttive di che devono fare, Dio si serve di te per dire che cosa vuole fare di quella persona. E sempre partono prima i profeti, partono per dire che deve fare l'individuo e l'individuo parte dopo che è partito il profeta. Ci vuole il dono di profezia. O il dono di conoscenza per partire un risveglio nella chiesa, perché sono le promesse di Dio che vengono fatte da chi ha il dono e quelle promesse incoraggiano il credente ad inseguirle per farle diventare sue e si muove per inseguirle per servire il Signore. E principalmente il dono di profezia. Dio non vuole che noi restiamo nell'ignoranza, perché man mano che camminiamo ci vuole istruire, a meno che non, noi scegliamo diversamente. Guardiamo nel verso 38 dello stesso capitolo che ci aiuta. Se qualcuno e se qualcuno lo vuole ignorare, lo ignori. Cioè, se, volevo, se vogliamo restare ignoranti, è una scelta nostra, ma Dio non vuole che noi restiamo ignoranti, non vuole che noi ignoriamo le direttive che Lui ci dà nella Sua parola. Lui ci porta sulla buona strada con la Sua parola. Guardiamo nel verso 39 che ripete, pertanto fratelli, qui non dice solo cercate, ma bramate, cioè in una bramosia del cuore. Per dire, Signore, io ti voglio servire, dammi i doni spirituali, battezzami nello Spirito Santo e poi se sei battezzato nello Spirito Santo puoi chiedere altri doni che ti vengono dati. E non impedite il parlare in altre lingue. Il Signore poi ci vuole edificare perché nel capitolo 14 verso 4. Ci dice anche perché abbiamo bisogno di questi due doni che vengano esercitati. Chi parla in altra lingua edifica se stesso. Non vietate di parlare in altre lingue perché la lingua celeste edifica, ci edifica e la profezia edifica la Chiesa. Vogliamo servire il Signore? Cerchiamo i doni spirituali perché sono quelli che nella Chiesa portano avanti la Chiesa. Ci vuole la passione di chiederli e la passione di curarli per farli crescere. Una Chiesa con i doni spirituali, allora è una Chiesa che cresce, perché la fermentazione dello Spirito Santo continua a portare vita nuova, il soffio della sua presenza attiva e rigenera il cuore dei credenti e la Chiesa cresce. Vogliamo ringraziare il Signore? Preghiamo insieme al Signore. Signore, noi ti ringraziamo per la tua parola perché tu veramente ci, ci dai la tua parola come col cucchiaino. Aiutaci a impegnarci per cercare quelle cose che tu ci inviti a cercare perché tu sei fedele nel rispondere e noi ti vogliamo ringraziare. Benedicici insieme ed incoraggi il nostro cuore a cercare i doni dello Spirito Santo. Se non sei salvato devi cercare la salvezza. Se sei salvato devi cercare il battesimo dello Spirito Santo. Se hai ricevuto il battesimo dello Spirito Santo devi cercare i doni dello Spirito Santo. Per servire il Signore man mano che continui a camminare con Lui. Segnati e prendi nota dove abbiamo letto. Primo Corinzi 12,31, Colossesi 3.1, Luca 19, 17. Primo Corinzi 12, 31. Luca 16, 11. Luca 3, 4 e 5. Cantico dei Cantici 2, 15 primo corinzi 14 1 primo corinzi 14 38 e 39 primo corinzi 14 4 dio ti benedica e ci vediamo questa sera per la preghiera continuiamo a pregare gli uni per gli altri sosteniamoci a vicenda e il Signore ci benedica e ci porti avanti. Ci vediamo stasera per la preghiera alle ore 19.30. Come sempre ti ricordo il numero di conto corrente, perché noi dobbiamo portare avanti questa opera che Dio ci ha messo nel cuore e noi sappiamo di non poterlo fare senza la collaborazione di coloro che... Dio mette nel cuore per supportarci ed andare avanti. Saremo dei presuntuosi se diciamo noi possiamo fare tutto. Non è vero. Noi diciamo quello che Dio ci ha messo nel cuore con la collaborazione di chi sente nel cuore di portare avanti la sua parola in ogni crocicchio, prima di tutto in questa nostra nazione e poi fino all'estremità della terra. Il numero di conto corrente è 3125709, intestato a parole di vita, a causale per poterlo scaricare in contabilità, ci scrivi offerta tv. Dio ti benedica, ci vediamo questa sera, pace a te, Dio ti benedica.